17:55 F28. Vi ricordate la storia del brutto anatroccolo? Ecco, ce lo ricorda in piccolo questo obiettivo qua. Perché? Perché sembra un po' giocattoloso, un po' plasticoso, soprattutto quando si va ad estendere lo zoom. Non è certamente all'altezza costruttiva degli obiettivi serie L, però la resa è davvero molto bella. È un obiettivo che innanzitutto è dedicato alle fotocamere col sensore APS-C della Canon, infatti si tratta di un EFS, però la luminosità costante è 2,8, quindi utilissimo e veramente molto valido per reportage, fotografie di cerimonia e anche, se vogliamo, il ritratto. Poi è stabilizzato e questo è un altro valore aggiunto che si porta in dote questo obiettivo. Non è molto pesante, però non nasconde neanche il suo peso per essere un obiettivo equivalente un po' del 25-24-70, chiamiamolo così. L'obiettivo, ripeto, non conquista per bellezza, non è un obiettivo che esposto in vetrina viene da dire che bello, me lo porto a casa, mi piacerebbe provarlo, però i risultati sono veramente molto validi. Come sapete, ho introdotto una serie di video che commenta le immagini dei vari obiettivi che ho presentato nel corso degli anni, andatela a vedere perché vi spiega bene e vedrete soprattutto attraverso le immagini la qualità ottica di questo obiettivo. Lo stabilizzatore funziona, diciamo che si fa sentire ed è molto utile, non è più ormai al passo coi tempi, ci sono stabilizzatori molto più efficaci, molto più dinamici in questo senso. La F è una F, diciamo, buono nella norma, non è il fulmine di guerra, ma è anche vero che sui grandangolari, sugli zoom standard, forse si sente meno l'esigenza di una velocità nell'autofocus. Che cosa ci interessa invece? La precisione dell'autofocus. In questo caso potete andare tranquilli. Non possiamo certamente montarlo su fotocamere con gli obiettivi, con il sensore full frame, perché è una questione di baionetta, di innesto, lo sapete, però devo dire la verità che funziona bene un po' su tutte le fotocamere della serie EFS, quindi quelle col sensore APS-C, certamente su quelle un po' più meglio realizzate, un po' più belle, l'obiettivo ci ripaga con una qualità di immagine che è ancora superiore. In altre parole, vale la stessa cosa che vale per gli altri obiettivi, cioè quelli della serie L o gli obiettivi importanti. Se la fotocamera è una buona fotocamera, avete ancora più soddisfazione. Lo uso moltissimo nel ritratto di cerimonia, matrimoni oppure anche reportage, perché comunque un 2,8 certamente ci aiuta quando dobbiamo per forza di cose riprendere una scena senza un cavalletto. Ma diciamo che usato F4 la nitidezza è già a posto, la vignettatura insomma è già allontanata, perché a 2,8 non nascondiamoci che ci sia un po' di vignettatura, e lo stabilizzatore aiuta molto. Diretti concorrenti quali potrebbero essere? Potrebbe essere, vedo tutti, primo fra tutti, il 24-105 della Canon, che è un F4 anch'esso stabilizzato. La serie 2 è migliorata rispetto alla serie 1, quindi questo per esempio lo affiancherei più alla serie 1, alla prima serie del 24-105, e poi il 24-105 Sigma, ma anche il 24-70 Tamron, soprattutto il G2, potete andarvi a vedere i video sia dell'uno che dell'altro, che ovviamente si giovano di una tecnologia che è più innovativa, quindi più recente, e gli stabilizzatori bisogna riconoscere che funzionano meglio, vi tolgono ancora di più dagli impicci. Inoltre sono obiettivi dell'ultima generazione che tendono a creare una sfocatura molto brusca, se vogliamo, cioè è un 2,8, questo qua ancora vecchio stile, cioè la progressione dallo sfocato al dettaglio avviene in maniera morbida, abbastanza progressiva. Invece negli ultimi obiettivi questa linea, chiamiamola così, di demarcazione tra il soggetto messo a fuoco e tutto ciò che io ho sfocato intorno è molto più brusco. Certe volte sta bene, ma per esempio, secondo me, molto spesso invece non casca a fagiolo. Un punto di forza di questo obiettivo, perlomeno è una cosa che a me piace particolarmente, è il bianco, il bilanciamento dei colori, cioè una volta che trovate un punto di bianco che sia quello,
ottenete anche dei JPEG veramente pronti all'uso. Non serve, anche quando c'è un po' di luce mista, riesce a correggere abbastanza bene. Questo ovviamente dipende anche dal sensore, però l'obiettivo è molto, molto neutro, colorato il giusto. A me piace molto. Possiamo trovare una pecca. La pecca, ve l'ho detto, un po' questa meccanica che sembra vada un po' a sbattere a fine corsa, insomma non è molto, devo dire la verità, costruita ecco, in maniera maniacale. Non è tropicalizzato, quindi come tutti gli obiettivi dobbiamo tenere presente che con l'utilizzo un po' di polvere entra, però cari amici, se li utilizzate bene e li pulite ogni volta, anche qua, in queste parti dove la polvere si ferma e ogni volta che, insomma, se li curate bene, di polvere ne entra poca. Se cercate anche di preservarli da ambienti polverosi, perché questa è un'altra cosa, è un altro dettaglio importante. Una pecca gliela troviamo ancora, sì, un'altra è questa. Signor Canon, perché non ci vendi un paraluce insieme a questo zoom? Perché me lo devo comprare a parte? È un obiettivo così valido che meriterebbe il paraluce. Tanto, insomma, il costo non è poi così spropositato e purtroppo ci tocca comprarlo a parte. Quindi questa è una notazione che facciamo ai dirigenti del marketing. Comincia a trovarsi nel mercato dell'usato a prezzi interessanti. Canon non ha ancora deciso di sostituirlo e questo, ricordatevelo sempre, è anche un po' una garanzia, è sinonimo di garanzia, perché obiettivi che troviamo fermi lì da anni vuol dire che funzionano bene, che non vale la pena ritoccarli o rimetterci mano. Anche se negli ultimi anni abbiamo visto che il marketing comincia un po' a entrare in maniera massiva anche su obiettivi che non avrebbero bisogno di alcun ridisegno, di alcuna modifica, e tanto è vero che qualcuno viene solo cambiato l'aspetto esteriore, un po' rinominato magari con una grafica più moderna, però la sostanza, che è quella che interessa a noi, resta la medesima. Vi invito a seguire i prossimi video di PhotoArt. Ciao a tutti!